In questo momento noi stiamo pescando con l'alta frequenza, con un cono e un trasduttore molto largo, un trasduttore con un cono wide, quindi l'alta frequenza ci restituisce una risoluzione molto alta, ci fa vedere dei piccoli dettagli come ad esempio proprio la differenza tra i piccoli pezzettini di sardine, e un cono molto largo ovviamente ci consente di avere uno specchio d'acqua molto più ampio. In questo momento, attivando la scope, ci dice che sul fondo il cono tocca una larghezza di 62 metri. Se è 62 in fondo al mare, sarà a 31 a mezz'acqua e così via nelle fasce d'acqua. Ovviamente non dovete mai immaginare che è un raggio laser quello che il trasduttore emana, ma è un suono, quindi si propaga verso il fondo e poi torna indietro, restituendo ovviamente quelle che sono le informazioni, i target che trova tra la superficie e il fondale. È importante anche capire che ovviamente quando il target si trova al centro proprio del cono, viene marcato in modo molto più evidente, quindi sarà nel caso di un tonno una marcatura bella rossa. Nel momento in cui il target si sposta e viene preso leggermente ai bordi del cono, lo stesso tonno verrà corrisposto con una marcatura leggermente più azzurra, proprio perché il segnale è meno importante. È per questo che tendenzialmente nel drifting cerco di tenere il gain leggermente più alto, un pochettino più sporco lo schermo, perché nel momento in cui magari il tonno tocca proprio i bordi del cono, è importante comunque avere un primo segnale di avviso per iniziare ovviamente tutte le strategie del caso.